Bene, eccoci qua. Avevamo parlato di una grande trasmissione con un grande presentatore, con un grande microfono. Beh, siamo già pronti per stare con voi un po' di ore, proprio per seguire nel corso della vigilia i vostri movimenti. Noi lo faremo con i nostri movimenti che abbiamo in parte registrato e in parte li avremo all'interno della trasmissione. Comincio subito per ringraziare la signora Rosi che ha contribuito a creare tutta la sigla. Difatti, mi pare, se non mi sbaglio, è stata creata in quel di Melzo. Melzo si trova in provincia di Milano. Approfitto anche perché saluto mio figlio che sta a Milano e giocava in una squadra proprio di Melzo di pallavolo. Tanti saluti ai milanesi e a tutti gli amici che ci vedono via internet. Ringraziamo anche la televisione che ci sta ospitando in questo momento, che è grazie a Videoarte Internet TV che realizza tutto il format di Natale con noi. Quindi possiamo partire e direi subito di dare spazio al mio amico Gigi De Santis, grande autore, grande conoscitore del vernacolo barese, alla sua ulteriore esperienza del calendario 2016, ma lui, che sarà il tormentone di questa trasmissione, proprio ci inizia a parlare di Natale. A quando arriva Natale? Gigi De Santis. A quando venne Natale? Racconto in lingua barese di Benedetto Maggi, rielaborazione di Gigi De Santis. Steven Avold, una famiglia chiena di verrugo, in senso figurato, bambini. O punto che la mamma e Watten sembrano chiamarlo dicendo a Mauroce Martmei, Bartolomeo, a Juan Cesarino, a Bettin, diminutivo di Isabella, a Bologna, Polonia, a Polonia. Di conseguenza, un mangiare nasceva a giusto quartiere di soldati, che si buzzarravano, si buggeravano da una cucina con noi, cioè cucina a legna. Non ne parliamo al feast, a Natale, che la mamma trembava, impastava, sacchetta di fiori di farina, mannava il forno tiede e sopra tiede, di castagnette, tarà le cuance e con pepe, tarà la dorme, su ciambelle con anici, con pepe e scaldati. Ecchi di Santa Lucia, occhi di Santa Lucia, che sono piccoli anelli di pasta coperti di zucchero glassato, pasta riac, pasta reale di mandorle e aldo dolce. Poi faceva tiani di carte date, di calzengendre, panzerottini dipinti di cotta dolce o pasta di mandorla, sassanedre, sassanelli e cazzuic. Cazzuic non è una parola, una gastena, ma le cazzuic sono panzerottini di pasta frolla ripieni di mandorle coperte di vin cotto. Un guando a rosolio, che le razzette con le ricette, sceglieva do stomato, che è un amaro forte, o mandarin, dalla nasetta alla strega, al liquore strega. E per fare tutte queste scirocche, frivolezze, la mamma cominciava a fare a sedere prima della nascita del bambino Gesù. Ma alle verrughe già servono le ecchie, le piccinine, non vedevano l'ora, un momento di fare le opere, di farci una scorpacciata, da cominciare a vedere da sotto ogni cosa. E la mamma la renneva, li arrendeva, li desisteva, dicendo: chissà cosa non si attocca, ci non viene Natale. Gli è inoltre capacità uscitura mocca, cioè vi viene la colina in bocca, che ha valcato un mosca la lingua. A vita, ave pazienza, pazienza bene, come ha detto Natale. E giusto sotto il cielo, o campo, o morco, o stocco, non ci stocco, chissà cosa non si attocca, ci non viene Natale. Se ci dì, che la di prima della vescica di Natale arrivò da fuori terra, da un paese lontano, un parente,
La mamma gli è riuscita a impegnare il banco un resto di 2 euro e impegnare il resto dell'ora al banco dei pegni per prendere in prestito il denaro richiesto per fare la spesa per la feast, cioè feste natalizie da Natale all'Epifania. E per fare la spesa, appunto, per la feast. Alla sana dite alla figlia di non attazzacare, cioè di non stuzzicare, toccare, nod dell'andeglet i dolci, le cornie, perciò aveva arrivato a prima Natale. Le figlie che avevano rimanuto in della casa, a quando sentivano che l'uomo che aveva trasuto e che poi conoscevano, che aveva cugina la mamma, diceva che si chiamava Natale, che non sorta di sospiro, l'uagnone diceva, evviva, è venuto Natale, come dice mamma, e allora potevo mettere meno sgranatoria, tanto gli è da detto pure, o sto, o non ci sto, o campo, o morto, a quando è Natale avevamo fatto la scienza, cioè grande festa. E mettendo mano a svenire, a sminuzzare, a mangiare, tutto che è che la mamma che tanta sacrificio e tempo perduto aveva fatto, il boia di Natale, un parente che una lupa trassata, come una fame da lupo arretrata, che teneva, aiutò, non muoversi buona rida a devolto al canista, al tiani di chini, di bene, di dente. A quando Bigliorno ha messo mezzo giglio per il tesoro, arrivò la mamma, che non credeva all'ecchio, che vedeva, ti hanno spalzati, aradati, rascati, canisti con gocche castagnette lassate, per testimoni, guandire che il bicchierino del tesoro sdebacate, e uscettegli lo spreco della pastaria che andava. Gemini, come non vedo di sangue la capa? Facci rosa rosa, come una vam di fuoco che poi sbraito. Come fa a chiedere che non aveva tazza che non, che non aveva fè, ma non nessuno predito di bocca, che non veniva Natale. A questo punto, le fighe, che non faccio come a tanto risenduto, offesi, tutta una voce gridò. E che ha tutta a raggio. Ti spleggi, cioè ti avveleni, te la pigli a male, come? Non è venuto Natale, ecco ci è, come si chiama secondo te? Flip, non ti dite che le cose buone si avevano a mangiare a quando viene Natale, o stivo o non c'è stivo, signore? La mamma rimane come una statua sopra presepio, che tenevo pendone di stapone dell'armadio. Poi ghiando fiate, danno una chiamandata alla tiana e della canistra va a canto, dice. Ma non è così Natale che aveva bene, così Natale palambrante, che si è macchiata che d'ortamente, ingiustamente. Un Natale che voleva dire, io quando nasce un bambino, non ce ne sapevo, no, ma tu dicevi, ma che avviene Natale, e Natale è venuto, tu vedi, addosso sta, e come stai tregnato, bello grassotto. Di carte date, castagnette, a terrone, e rosolo. C'è fortuna che si è avuta, no? Brutto giudei. Storia a me non è più, ma l'allora è ben a noi. Santa Nicola e Gesù stanno sempre con noi. Comunque, dallo studio 5 di Video Aste Internet TV vi stiamo trasmettendo questa serata in compagnia di amici, musicisti, cantanti leggeri, lirici, attori e poi vedete altre persone. Come è stata congegnata questa puntata? Beh, con l'aiuto di Chico Salerni, di Fabio Anacredio, di Anna Maria Valerio e basta, no, e di tanti altri che hanno partecipato a realizzare questa trasmissione, stiamo praticamente facendovi vedere quello che succede a Natale dall'inizio della cena fino alla fine. Difatti tra un po' arriverà pure il panettone. A me non piace pure il panettone, quello con l'uvetta volevo. Vabbè, se facciamo in tempo fino a mezzanotte l'avremo il panettone con l'uvetta. Detto questo, voi dite, ma quei due signori che stanno a fare lì? Allora, Danny Trent solo, perché poi abbiamo Danny 31, no, Trent, Danny Trent, insegnante di chitarra, maestro di chitarra, che già in un'altra performance è stata accanto a me, e accanto a me invece
Dall'altra parte c'è Raffaello Smaldino, originario di New York, no, per farvi vedere che mi porta. No, lui è di Cassano. Cassano delle Muse, e praticamente è un tenore, è anche DJ se non sbaglio, è anche cantante e anche attore. Ma parleremo di loro un po' in particolare nel corso della trasmissione. Intanto a Danny Trent, che sarà la nostra colonna sonora, perché ci delizierà con dei virtuosismi sulla chitarra. Si dice così, maestro? Sì, sì, virtuosismi. Sì. Ma non vi ho fatto dire manco buonasera, vedete? Buonasera, scusate. L'abbiamo detto prima. Buon Natale. Buonasera a tutti. E buon Natale. Buonasera, buon Natale. Considerate che sono circa le 21, abbiamo iniziato alle 21, per cui molta gente ha già cenato, qualche altro sta cenando, per cui vi aiutiamo sia nella digestione sia come antipasto, giusto? Allora, Danny Trent, musicista, yes. Stasera hai pensato a dei pezzi particolari? Sì, 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 in chiave finger picking, che è, diciamo, il genere che prediligo maggiormente. Finger picking, finger vuol picking. Dire toccata con le dita, giusto? Pizzicare. Ho studiato, guarda, io sono mossa a queste cose, io, perciò mi chiamano, perché certe volte dico delle cose che dicono tutti praticamente. Vabbè, senti Danny, noi dall'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato della musica nel nostro meridione. Per Natale, che cosa ne pensi di tutti questi cori gospel improvvisati e non che circolano per... Ma diciamo che il gospel è già un genere prettamente nordamericano, quindi è nato comunque negli Stati Uniti. Gospel ovviamente letteralmente vuol dire Vangelo. Ah, ecco, allora già siamo in sintonia, certo. Ci troviamo con il Santo Natale, che è anche quello, per quante critiche hanno fatto, vogliamo i presepi, non vogliamo i bambini, vogliamo questo, però Natale, io sempre Natale, scusate i miei francesismi, ogni tanto ci vogliono, perché quando è Natale, è bello. Se tu non metti il presepe, la pecorella senza la gamba, la statua senza il braccio, come fai a dire che è Natale? Poi tutte queste luci sul... Voi fate il presepe? Certo, c'è una cultura del presepe. E voi? Presepe, albero. Ah, tutto. Tutto, proprio. Tutto. Siete presepisti e alberisti. Una volta c'erano gli alberisti e i presepisti. Anche se c'è dire che l'albero non è che sia proprio un simbolo italiano, tutto italiano. Ha una storia che viene dal paganesimo, che abbiamo acquisito con gli anni, però la vera cultura italiana, a mio parere, penso sia il presepe. Il presepe, giusto. Invece l'albero, io ho visto un albero l'anno scorso a casa di un mio amico, Landmart, l'albero al contrario, si spicce la punta sotto e man mano si allarga sopra, e anche quella è un'idea, l'albero al contrario. Non si finisce mai di sorprendere. Io ho visto degli alberi quest'anno fatto con le... Sapete cosa sono le stracette? Sono le tavole. Le tavole, queste prese da mezzo alla strada, di tutte le misure, cercando da sotto quella più lunga, più corta, fino ad arrivare alla punta. Vabbè, comunque, quindi presepe a casa, invece... Io prima di farvi accomodare nella zona, di mandare lui nella zona musicale, nel nostro altro studio, vorrei farvi vedere invece come mangiano i baresi. Siamo venuti al mercato di Santa Scolastica, dove c'è un assembramento di gente al banco della frutta secca, che è la regina delle tavole. Le tavole ovviamente natalizie. Siete in coda per comprare la frutta secca? Sì. Che cosa comprerà? C'ho la lista. Addirittura. Leggiamo. I pinoli, pistacchi dolci, nocelle, lupini, arachidi, l'uva passa, melograno. E il melograno? Il melograno porta soldi. Ci crede?
che puoi credere più. Come è andato quest'anno? Ma per conto mio è come sempre, come gli ultimi anni, non come sempre più che altro. Cosa ci sarà sulla tavola del cenone di Natale? Ma io non è che preparo, ciò che trovo mangio. Quello è l'importante. Poi che si fa? Si gioca a carte? Ma per conto mio no, mi annoio. Ho capito, quindi una festa come le altre. Sì, per me sono tutti uguali i giorni, ormai o è sempre Natale o è sempre un giorno feriale. Ormai ci hanno fatto passare la voglia. Sì, questo sì, specialmente. Ormai non possiamo fare più i presepi, non possiamo mettere Gesù bambini. Vabbè, non ci arrendiamo. Con la mascherina. Sì. Ah, ma qua vedo c'è proprio di tutto, c'è di tutto, tutto quello che deve, che non può mancare sulla tavola natalizia. Soltanto i soldi possono mancare, purtroppo. Questa è buona. Beh, qual è la tradizione della tavola barese pugliese? I fichi con la mandorla, le castagne del prete, le nocciole, le mandorle, c'è tutto. Cioè, questa è la tradizione. Questo è il momento dopo pasto, no? Ecco, se li posso dire. Tutti riuniti attorno alla Si riuniscono le famiglie, diciamo, e prendono la frutta secca, la mettono a tavola, e questa è la tradizione. E poi si gioca a carte. Poi si gioca a carte e poi basta. Perfetto, guardate. Il vincotto spieghiamo a quelli che ci vedono dall'Alta Italia. Come si fa? Il vincotto. Come si utilizza? Questo, diciamo, il vincotto viene utilizzato nel momento che i fichi. Si fanno questi qua, si fanno bollire e poi vengono fatte il procedimento per farlo il vincotto e viene così fatto il vincotto. È un cotto di fichi e viene utilizzato per un dolce tipico pugliese che sono le cartellate. Le cartellate, sì, benissimo. La tradizione è quello di più quello di fichi, anche diciamo quello di uva, però quello di uva è meno dolce, diciamo, però quello di fichi è quello tradizionale. Poi vedo il cioccolato fondente perché ci sono molte preparazioni dolci. Dolci per fare ricoperte le nocciole, ricoperte di cioccolato, poi abbiamo anche la cioccolata questa qua al latte, diciamo uno come la vuole la cioccolata la fa, anche diciamo le albicocche col cioccolato, tante cose si possono fare. Quindi c'è ancora la tradizione di preparare i dolci in casa? La tradizione c'è, però come dicevo prima, il fatto della crisi la gente si sta mantenendo un po' perché i prezzi quest'anno sono un po' esagerati, diciamo, e allora la gente aspetta l'ultimo giorno per mangiare qualcosa, la tradizione la faranno, invece di comprare un chilo, comprerà mezzo chilo, però la tradizione la fanno, penso. E vabbè, c'è un po' di crisi. Ok, grazie mille e buon Natale. Lo stesso, grazie anche a voi. Beh, vigilia di Natale, vedo il caos qui al mercato di Santa Scolastica. Certo, cioè, ma qui c'è sempre caos, anche nei giorni normali, perché oggi per noi italiani Natale è tutti i giorni. Non ci fa più distinzione del Santo Natale o la Pasqua, è sempre Natale, eternamente Natale. È venuto a fare la spesa? No, io sono venuto a prendere, sì, cioè la spesa così, sono venuto a prendere due uova e le lenticchie. Quindi non li fa arricchire i venditori? No, cioè è loro che devono far arricchire a noi abbassando i prezzi, ecco tutto qui. Senta, ma le tradizioni natalizie secondo lei si sono conservate o si stanno perdendo? No, si stanno perdendo, con la nuova generazione si è perso un po' di tutto, un po' di tutto. Quindi a tavola non c'è più l'attesa per questo... Noi genitori vogliamo portarla ancora avanti per trasmetterla anche ai nostri nipoti, a parte i figli, però vedo che questo viene meno in tutto e per tutto. Sento che se ne vanno con gli amici? A parte che se ne vanno, ma poi i primi piatti tradizionali della vigilia non esistono più. Al posto di mangiare il solito capitone o l'anguilla, oggi preferisco un risotto veloce e via. Quindi invece lei è legato alle tradizioni? Beh, cerco ancora di portarla avanti, però diciamo con l'idea della nuova generazione cerchiamo di adattarci, giusto per non essere messi da parte. Quindi la vera tradizione quale sarebbe? Vigilia, quindi stasera, e poi il pranzo di domani? Il pranzo di Natale. Che si fa?
Che si fa? Beh, il pranzo si fa il brodo, di solito, il brodo di carne, mentre è qualche altra cosa, non so, un piccolo arrosto, due bragiolette arrosto, eccetera. Mentre la sera della vigilia è zuppa di pesce a non finire, però... E chi non mangia pesce? Oggi ci sono i vegani, i vegetariani. Il pesce deve mangiare il tonno. Chi non mangia il tonno? Panzerotti. No, il panzerotto è l'ultimo dell'anno. Non è vietato. Il panzerotto, la tradizione di noi meridionali, è l'ultimo dell'anno, con due rape stufate e i panzerotti. E io che li mangio sempre, come faccio? Il panzerotto, beh, mantiene la tradizione. Non aspetta il Capodanno, aspetta, cioè per lei è tutti i giorni Capodanno. Sempre. Bene, bene. Ha fatto l'albero o il presepe? No, l'albero, perché ci spieghiamo molto prima. Per il presepe c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di molta pazienza. Poi il problema poi è smontarli. Smontarli, quello è il problema più grosso. Perfetto. È stato gentile e le auguro buon Natale. Buon lavoro, anche a voi buon lavoro. E a tutti gli italiani buon anno e buon Natale. La mia vita cominciò come l'erba e come un fiore, e mia madre mi baciò come fosse il primo amore. Dio, come ti amo, non è possibile averti tra le braccia e tanta felicità. Perché mi guarda? Dimmi che sono un bell'uomo. Non siamo a Sanremo il 6 febbraio, però qua già a Natale. Ma qui c'è il 6 gennaio, guarda, tutti 6 gennaio sono. Senti, come sta andando la vendita? Meglio scherzare. Non se ne può parlare. Lei guarda il mercato vuoto. Però l'allegria e la felicità della persona. Non male. Okay. Ok. Grazie e buon Natale. Anche a voi. Allora, signora Annella, vero? Sì. Allora, oggi è la vigilia. Che cosa si fa? Si mangiano le rape, si mangia il capitone, si mangia tutto questo. Allora sta facendo la spesa per... Sì. Quanti ospiti avrà a casa? Una di 12. 12, ce la fa? Insomma, ci stanchiamo. Qual è il piatto che preferisce? La pasta con l'anguilla. Quella è la tradizione. Non può mancare. Non può mancare. Anche se presi siamo sui 16-18 euro al chilo. So, lo so. Dobbiamo stringere un po'. Però si fa. Purtroppo. Perfetto, le auguro buon Natale. Ecco, abbiamo trovato una signora che se ne intende del cenone di Natale, quindi sta preparando, oggi che è la vigilia sta andando in giro per far la spesa. Ecco, sì, sto comprando per Natale. Quindi ha una lunga lista. Sì. Cosa farà stasera? Stasera il capitone col ragù, col sugo, con la salsa. Poi i mitili, le cozze crude come antipasto. Secondo, poi dipende, se non sei soddisfatto puoi fare anche il capitone arrostito. Capitone si fa in due maniere, come secondo arrostito, come primo con la pasta al ragù. Quindi lo fa in due maniere stasera? Sì, in due maniere. Poi la frutta secca, frutta fresca. No, oppure se si vuole ancora un po' di pesce arrostito. È tutto a base di pesce? Tutto a base di pesce la vigilia, sì. E lei rispetta la tradizione barese? Sì, anche a casa, noi sì. Senta, in quanti siete? Noi siamo 7. Quindi non, diciamo, faticherà, ma non tantissimo, non come quelli che hanno 20 persone a tavola. No, per carità, 20 sono troppi. E poi c'è domani c'è il pranzo. Dipende, pasta al forno, perché a Natale, o il brodo, dipende dal come si vuol fare, perché poi a Santo Stefano o il brodo o la pasta al forno, si deve cambiare i due giorni. C'è ancora fame a Santo Stefano? Sì, c'è, perché poi dopo se uno lavora in casa, la fame c'è. Siccome ci rivolgiamo anche a un pubblico che è al nord Italia, anche fuori dall'Italia, magari le tradizioni sono diverse. Qui a Bari... Perché è diverso, ogni paese ha le sue tradizioni, questo è vero. I dolci invece tipici baresi quali sono? Sono le cartellate, il torrone, le castagnelle, gli occhi di Santa Lucia, sono i tarallini con lo zucchero bianco. Le castagnelle come si fanno? Con le mandorle tritate, sì. Invece le cartellate col vin cotto si fanno di semola,
poi si friggono e si mette nel vincò. E lei fa tutte queste cose qui? Sì, io e mia sorella. Ah beh. Da sola. È un'ottima massaia. Cosa compriamo pure fatto, dipende. È bravissima. Quindi noi la ringraziamo e le auguriamo uno splendido Natale e anche un bellissimo 2016. Ecco, sì, quello innanzitutto. Grazie, auguri. Tanto a voi. Allora, Saverio, tradizione natalizia qual è? Il capitone arrosto, al forno, oppure fanno il tomacco. Il? Tomacco, lo mettono sotto aceto e lo mangiano col sotto aceto e tutto. Senti, ma ti chiedono consigli le tue clienti? Sì, vengono, hai voglia che mi chiedono, che vogliono preparare una zuppa, mi dicono a me, mi prepari una zuppa senza spighe, quello che ho gli do. Le cicale può essere senza spighe, la seppia, la gallinella, e fai una bella zuppa mista senza spighe. Oggi sta andando via tutto, vedo che poi ti riforniranno più tardi. Più tardi, anche se non c'è molta affluenza. Quando è che chiude, visto che oggi è la vigilia, quando è che si chiude? Alle 2:30 massimo, almeno io, dopo non so gli altri. Tu invece, parlando del tuo cenone di Natale, come si svolgerà? Anguille, la zuppa che ho appena detto, 2 tagliatelle, 2 ostriche, cozze peruse, quella è la vigilia, un po' di frittura e baccalà fritto. E tu ovviamente a base di pesce? A base di pesce, il 24 si va a base di pesce, esclusivamente a base di pesce il 24. Il signore diceva? Spaghetti con il tonno. Fa parte della tradizione. No, e quella è anche una tradizione, certo. Tonno, solo i poveri, quel mangiano il tonno. A Natale i datteri, gli spaghetti con i datteri crudi. Non litigate. Di champagne. Ci sono delle famiglie che mangiano ancora spaghetti col tonno e capperi. No, non serve. Natale una volta all'anno arriva e ce lo godiamo così come viene. Fatto alla grande. Tanto le spese, la tassi, la tari, quello è ciò che rimane, ma consumiamo sul mangiare. E chi può più ne metta a tavola, e niente. E poi che fa? E poi, dopo il Natale, poi? Brodino, breve brodino con le sole e le merluzzi, quello si vede. Pianto. Per pulire lo stomaco. Che hanno finito, sono 3 giorni di Natale. Quattro giorni che si mangia a volontà. È normale che al 5° giorno vuoi il merluzzo in bianco per lavare i visceri. Direi. Beh, Saverio, ti ringrazio e facciamo gli auguri a tutti. Vieni anche tu. Auguri a tutti di buon Natale e un buon fine, un buon inizio di anno. Perfetto. Fa delle belle cose, dai. E quello è importante. Per quanti e per chi ne ha più bisogno di noi. Ok. Mino, a te la linea. E a questo scopo abbiamo un altro ospite che abbiamo dovuto registrare prima perché in queste serate si sta a casa il 24, ed è Gigi De Santis. Io direi alla regia, va bene che lanciamo Gigi che ci parla appunto di quelle che sono le usanze e le tradizioni. Al rientro manderemo Danny in studio per un momento musicale, quando rientriamo da Gigi. Prego regia. Ci si mangia la vescica di Natà? Ci si mangia la vescica di Natà? Us granatori, us funeri di mangiare. La vescica di Natale, la famiglia Barres, purché io va poveretta, facevo di tutto per andare alla nostra di bambini. Tenendo la tavola ricca a costa di bagnare su oro, o mettendo un sorto di capone.
e tanto le capuzze potevano mettere, invece ce l'ha purché ha diventato nuvoloso, cioè non arriva manco alla fine del mese, che senza che te l'ha visto, si è strusciuto già in mezzo stipendio, due mesi tra. Mi rende l'idea, sentito un strafugo della Baris, che se mangiamo la vicina, la più vicina, due anni, e gli ha dato. Sacramento, un scazzo capito, e chi è che sapare? Un scazzo capito, frutti di mare, o crudo, il crudo, gli ostri, cozze pelose, nusce, nusce bianco, cozze nero, dato, una volta, mo lo dato, non si può mangiare, è vietato, mosce, quecce, taratof, cozze San Giacomo, che sono le canestrette, cannellecchie, baccalà crudo, oh, baccalà crudo, madonna, filetto di baccalà crudo condito con olio, prezzemolo, pepe e limone. Madonna, mi sta venendo già un scatterimocco, scusate, la colina in bocca, volevo dire. La prima piatta, vermicelli con le cozze di neve, oppure vermicelli con il sugo della luce, oppure vermicelli con la mosca, o la linguina con l'anguilla, e vermicelli con il greng, che è il greng, è come mette tra l'anguilla e il capitone. È bello il greng, è bello, è carnus carnus. Dopo viene un sopatau, chi è un sopatau? Ma vuol dire, fino a chi dalla sata seduta con l'alice dello sprone, fino a chi le sate sedute con l'alice dello sperone, alice salate, scrumo waci, tomacchi, magnite scartate, alicette, pisciolini marinate e disseccate, sarac, salacche, bacalè fritto, un bianco, con pedrassini, yaghi, yeghi e una spremuta della mano. Madonna. E poi c'è un bacalè sott'aceto, oh. E un polpo con la quale fessi è bello, polpi cotti nel loro stesso sugo, e alla fine del mondo. E veniamo alla seconda piatta, capitone arrestato sopra il carbone appicciato, messo in bondo spirito con la fronte dell'uomo che non bota mangiare alla vescica di Natale. Oppure un capitone fatto in dottie. Pesce arrestato sopra la fornace, qualsiasi pesce, ci vuole tacchiano, l'orato, la spirito, che devi stare a fare? Abbè, oh, abbè, mira schietta solo, vino schietto, oppure un triesco a sprone, con zambone con le mani, vino a sprigno dall'aggiunta di una bevanda gassata con triplice dose di anidride carbonica o con succo di limone. Deve una volta. O un verdeg di mandrone. Verdega di Montrone, che oggi si dice, io si dice Adelphia. Beer, spoon, arrangiato e gazzoso. E veniamo al sopatau. Capo di morte, che sono ortaggi e frutta. Capo di morte, testa di morto, torso di forma sferica dal sapore del torso del cavolo. Cima cicque, la bacio una canzata con sale, yeghi e pei, bastanac, carote, rafanid, marange, mandarin, pere, mele e fucanig palmin. Questi sono i fichi d'India. Prun, salatid, lupini e giardinir, misto di sottaceti che non può mangiare sopra la tavola. Posta la frutta secca e taral, oh, non de bene de din. A minimum desk, mandorle premici, castagno du prevd, neced, neced american, nush, chiacun, prun, datu, pecioa tedra, e posta un taral addorme, ciambelle scaldate. E venimo bello di un'età, della vicina di un'età. Però che se cosa, se vuoi mangiare, dopo che nasce Gesù bambino, e se, e caso l'indeglet, c'è solo l'indeglet, ehi, le canarie delisce, le dolce. Senti, da mangiare, a come so detto, dopo fatto nascere un bambino a mezzanotte. Carte da, castagne, e che descende alla cena, a terreno, cazzo week, percid, le percid, so, e evene, ma non lo faccio più. Pezzettini cilindrici di pasta fritta. Posto le sasanin, le pastriac, le petto, le frittelle di pasta molto zuccherate. Un caffè, il solito del mondo, mandarin, gli anisette. E posto un stomaco che io amarco a fascia di gerè. E ste per la strega di Benevento. Ci altro vi tacchia? Oh, va vita al zen, cacre, è già nata! Buon Natale a tutti! Thank you.
Bene, dopo tanto parlare con Gigi, e sono cose interessantissime, adesso il calendario barese sono già quasi 20 anni che viene pubblicato, è acquistato, che è importante. Adesso invece dobbiamo dare, non la parola, ma i fingers, si dice così? I fingers a Danny, i fingers, le dita, perché il maestro di chitarra, Danny Trent, ci deve dedicare. Ma i progetti per il 2016 quali sono? Sto lavorando al mio nuovo album. Ah, ecco, perché già ce ne abbiamo qualche altro? Ci sono collaborazioni varie. Vale. Diciamo, questo è il mio album d'esordio per quanto riguarda il mio progetto solista. Uh-huh. Che uscirà intorno a febbraio-marzo del 2016. Magari qualche brano di stasera è già nel... Sì, sì, eseguirò qualcosa. Quindi ci dai un'anteprima. Sì, un'anteprima. Oh, noi abbiamo, per motivi di spazio, perché abbiamo tanto spazio da sfruttare, invece di farlo stare qui tutto costipato a suonare, abbiamo proprio un angolo dedicato ai musicisti. Del resto Video Arte Inter TV è una radio anche per gruppi esordienti, emergenti, e lui come maestro si sa a quanti ha insegnato a suonare la chitarra. Io mi auguro che qualche tuo alunno possa diventare... O alunni che si impegnano e lo fanno con passione. Una domanda veloce, The Colors, che ne pensi? The Colors? Sì. Non voglio essere drastico e cattivo. Ma purtroppo diciamo, la televisione comanda, e quindi sono delle band che sono uscite non dal circuito radiofonico, ma dal circuito comunque televisivo. Quindi l'immagine conta. Ok. C'è un chiede parole, è un tormentone. Comunque, complimenti a questi ragazzi, sono italiani, abbiamo i nostri Beatles, diciamo. Certo. Sono i Beatles del 2000. Del 2016. 2016. Allora, Danny, tu ti accomodi nell'altra postazione, il primo brano che ci fai ascoltare? Il primo brano è un'invenzione tra Borsalino, la colonna sonora del film omonimo, e qualcosa di mio, in mezzo in mezzo. Eh beh, chiaro, qualcosa di personale, altrimenti che senso avrebbe l'album che stai preparando? Certo. Va bene, allora Danny Trent in postazione, e vi lasciamo con la sua stupenda Borsalino. Prego. Thank you.
Bene, Raffaello Smaldino, ecco, tenore, DJ, animatore. E chi più ne ha più ne metta, dai. Attore, attore, perché io ho avuto il piacere di conoscere proprio in questa operazione di Anime di Brughiera, un musical inedito. Esatto. Scritto? Beh, scritto da Emily Bronte. Cioè, riadattato da... O meglio, cerchiamo di essere più precisi. È ispirato al romanzo di Emily Bronte chiamato Cime Tempestose, però è stato riadattato sia per quanto riguarda i dialoghi, quindi la sceneggiatura, e poi ovviamente anche le musiche sono arrangiate. Quindi poi spieghiamo bene nei dettagli. Oh, diciamo che è stato riadattato un testo che non esiste, un testo teatrale di musical, è stato fatto da Rosangela Masarelli, esatto, che è anche il presidente dei Cantastorie, questa compagnia. Salutiamo Rosangela. Musical teatrale. Salutiamo anche gli altri, diciamo anche e anche la compagnia, sì, perché comunque io sono solo un referente, diciamo che sono stato delegato da lei, perché voleva, chi meglio di lei poteva parlare del musical. Con le musiche di Gennaro Caruso, tratto da Cime Tempestose, Anime di Brughiera, che andrà in scena fra qualche mese, perché è molto corposo come lavoro. Certo. Abbiamo, vuoi dire i nomi degli altri? Io ne dico qualcuno. Sì, sì, sì. Allora abbiamo Selene Petroli, sorella di Vincenzo Petroli, che è anche un po' il nostro... factotum in quanto tecnico, riprese e, esatto, e come si può dire, video reporter, che come lo possiamo definire? Regista, videomaker, cooperatore video e quant'altro. Però... Poi abbiamo Rosangela Masarelli, ancora regista, Daniela Maselli, qualche altro lo dici tu? Beh, sicuramente Maria Teresa, che salutiamo, abbiamo anche Albi Pasciaco, altro attore, Erika appena entrata a far parte della compagnia, poi Jenny. Che praticamente è una ragazza che si interessava di... è una costumista laureata, diplomata costumista, però attrice in questo caso. Quindi abbiamo detto quasi tutti, mi pare. Sì. Grossa collaborazione di Alessandro Fariello, assolutamente, un ragazzo che comunica con noi col computer, con gli occhi e soprattutto ci bastona. E ci bastona. E poi ancora... Grande Ale. E poi ancora abbiamo Regina. Regina, che è la nostra aiuto regista, che ci c'è, e Antonio Nitti, che bisogna ricordare. Beh, ne abbiamo detto quasi tutti. Tra l'altro, voi avete preparato un video natalizio, sì, tutti di Babbo Natale. Beh, ovviamente insieme a te. E vabbè, non diciamo, io sono il padrone di casa. Vabbè, comunque, vabbè, sto anch'io nella compagnia e ho una piccola parte, e in questo video di Natale faccio proprio il Babbo Natale classico. Volevo dire che loro, oltre ad aver fatto il video natalizio vero e proprio con questi Babbo Natale, si sono divertiti a fare un video in città. Come funziona? Beh sì, è un video non solo in città, è un video che racchiude vari momenti che circondano sempre sul tema natalizio. Parliamo della bontà, quindi di come lo spirito natalizio possa cambiare, o meglio, possa rendere più buoni, più dolci, anche se si è un po' cattivelli, un po' monelli. E il progetto è nato da un'idea di riadattare dal testo dei Queen, Somebody to Love, vari brani, vari testi di canzoni natalizie. Quindi è stata una dura prova per tutti, però spero comunque che il messaggio, l'emozione arrivi direttamente ai cuori. Quel lieve canto discende lieto nel tuo cuore. Lento un
tanto te. E ammaliato e ti dice spera anche tu e Natale non soffrire più. Tu senti da lassù ore, ore del cielo ed io inizio a pregare te fino a che se le lacrime andranno via. Tu senti, tu senti da tutte le stelle. Del mondo il creatore, io ti vedo qui a tremare. Quanto ti costò l'avermi amato, ma adesso è Natale e da adesso non si soffre più. Thank you.
Eccoci qui da capo con Raffaello. Raffaello è un cioccolatino di Natale. Sono dolce. Li fanno anche in casa. L'ho visto mia moglie e mia figlia che facevano il Raffaello in casa. Tra l'altro il cocco lo preferisco, quindi vedi, si addice. Allora, Raffaello Smandino, attore, tenore, cantante, DJ. Ma non è che ci faresti una cosa con... Noi abbiamo il musicista nell'altra postazione. Non è che andessi a creare una cosa... simpatico, per esempio, che canzone ci canteresti con, avendo a disposizione un chitarrista come Danny Trent? Non saprei, la verità non saprei. Un'idea, per esempio, siccome l'ora è tarda, io qualcosa col caffè non c'è? Vedo un po' se riesco a trovare. Ecco, una cosa, perché data che questa è una trasmissione molto, molto lunga, un buon caffè, magari in musica, sarebbe un'idea. Senti, accomodi nello studio e divertiti alla tua maniera. Magari il caffè te lo offro io. Oh, grazie, gentilissimo. Vado. Settemila caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante e vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù con la treccia già sciolta, facciata, balcone vestita di blu. Settemila caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua al caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è. Ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo. Mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te come l'acqua al caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai. Oh, non finirà mai. Between the sand and stone,
could you make it on your own? If I could, then I would go wherever you will go. We apply or down low. To watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I down low, I'll go wherever you will go. Run away with my heart, run away with my own, run away with my love. I know now, just quiet out, my life and love must still go on. In your in your mind, I stay with you for all of time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up now or down low, I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'll go wherever. Smile, gonna tell you right. Just turn your face in broad daylight. I'm telling you what I feel. Gonna hurt your mind, the sugar kid. Come on, woo, come on, play with me. I'm giving you, I'm calling three to show you stuff. Oh, let it be. Just watch your mouth and do your game. But you're about what you're to say, the sky. Don't understand the truth, but from the end there's nothing. Just when I'm doing it through, and cause I'm